Un saluto cordialissimo a tutti e buona settimana santa. Un abbraccio. A nome del Signore, perché il Signore incarica noi cristiani di diffondere un po' di amore, perché se non diffondiamo l'amore non siamo né uomini né cristiani e per me non un sacerdote. La buona novella. Lunedì 26 marzo. Il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 12, versetti 1-11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, ma egli aveva risuscitato, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma del profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una gran folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a casa di lui e credevano in lui. Un altro Vangelo veramente bello. Troviamo questo episodio che è sconvolgente, che ha reso fertile la mente di pittori, di romanzieri, eccetera. Il fatto che Gesù viene profumato da Maria. Gesù aveva degli amici incredibili, come tutti noi, e tra questi la casa di Marta, Maria e Lazzaro era un pochino il suo rifugio. E questo ci dice che Gesù è come noi, che amava tutti indistintamente, ma che aveva anche lui i suoi amici del cuore, dove trovava ristoro, dove si sentiva a proprio agio. Marta prepara la cena e Maria prende 300 grammi di profumo di puro nardo prezioso e ne cosparge i piedi di Gesù, poi asciuga con i suoi capelli e tutta la casa si riempì d'aroma di quel profumo. Ebbene, Giuda si lamenta, non sa accettare che il maestro riceva una testimonianza ineffabile di amore, una testimonianza straordinaria, e Gesù quasi con un velo di tristezza dice: «Ma lascia fare, Maria, i poveri li avete sempre con voi, io invece non sarò sempre carnalmente con voi». Chi è Giuda? Giuda è il traditore di cui Gesù ha pietà, ha cercato in tutti i modi di salvarlo. Nell'ultima cena intinge il pane nel suo piatto e a chi lo dona? Lo dona a Giuda, ed era un segno veramente di privilegio tutto questo. Ma Giuda non comprende, si alza e nella notte, come dice San Giovanni, nella notte apre la porta e va nel buio. E il buio sono le tenebre nostre, il buio è il regno del maligno, eccetera, eccetera.
Pilato è un, voglio dire, Giuda è un deciso al male, perché l'orgoglio è il cancro dell'anima, la radice di ogni male, di ogni violenza, l'inizio dell'inferno. Giuda si sarebbe salvato, perché come dice San Paolo, laddove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia di Dio. Ma l'orgoglio che cosa fa? Che cosa gli fa pensare? Ormai non c'è più possibilità di vita per me, ho tradito. E allora Giuda corre e va ad impiccarsi. Mi è piaciuta molto una lettura su Giuda di Don Primo Mazzolari e dice: ma che cosa sappiamo noi di Giuda? Che cosa avvenne quando si impiccò, quando stava per essere soffocato? Si avrà gridato dicendo: Signore, aiutami? Il Signore sicuramente lo avrebbe perdonato, può darsi che lo abbia perdonato, e chiama Giuda nostro fratello Giuda. Ricordiamoci quindi che il Signore fino all'ultimo istante della vita bussa alla nostra porta per dirci: ma vuoi essere salvato? Un attimo di fiducia in me e vedrai le meraviglie. Un abbraccio grandissimo a tutti.